Dritto, dritto, qua. Buonasera a tutti, oggi è il quarto incontro relativo alle piante carnivore del gruppo EPC Bresciano. Oggi parleremo, io sono Alessandro Ferri, oggi parleremo degli incroci, di come fare gli incroci, come costituire appunto incrociare differenti piante e soprattutto andiamo a parlare di saracenie. Perciò gli incroci con piante di saracenia che appunto è il periodo di solito in aprile, maggio, è il periodo di massima fioritura di queste piante, quindi abbiamo cercato di trattare questo argomento che capita a pennello in questo periodo. Ok, allora in natura questo ha un fiore di saracenia, ok, saracenia flava, e in natura le saracenie sono delle piante che vengono impollinate per via entomofila, quindi attraverso degli insetti, in questo caso in natura, perciò negli stati dove la pianta vive naturalmente, quindi negli stati dell'America orientale, quindi passando dalla Louisiana alla Florida fino ad arrivare agli Stati Uniti del Nord e al Canada sudorientale, ci sono questi insetti che sono dei menotri della famiglia, sono dei bombi che riescono ad entrare in questi fiori, entrano e diciamo prendono il polline durante il processo di nutrizione, che gli insetti si nutrono del nettare che viene rilasciato all'interno della pianta, del fiore, e poi uscendo vanno a toccare delle parti che vedremo nel fiore e vanno a indurre l'impollinazione, quindi la produzione di seme. Il problema è che molte volte nelle nostre serre o comunque qui è difficile trovare dei insetti che entrino nei fiori di saracenia, cioè non è poi così semplice. E se una persona vuole, una persona lascia fare la natura, quindi agli insetti, i pochi che ci sono che riescono a entrare nei fiori di saracenia e impollinarli, fanno le impollinazioni a caso. Quindi se io voglio incrociare due determinate piante e lo faccio fare agli insetti, non sono sicuro che queste due piante si impollino veramente, non potrebbero essere, si possono incrociare ad esempio con una terza pianta che magari non voglio, che venga impollinata fra di loro. Quindi, possiamo vedere com'è il fiore. Il fiore è costituito da, questo è un fiore sempre di saracenia, in questo caso è stato alzato una parte di un sepalo per far vedere la parte anche interna. Allora, questo è lo stelo del fiore, che può raggiungere anche 60, 70, 80, un 100 cm di altezza. La cosa particolare delle piante carnivore e soprattutto anche delle saracenie quindi è che il fiore si sviluppa sempre in verticale, lontano dalle trappole, e per quanto riguarda le saracenie che fanno delle trappole molto alte, i fiori molto spesso in quasi tutte le specie di saracenia si aprono e fioriscono prima che si aprano anche gli ascidi. Questo perché? Perché la pianta prima pensa alla riproduzione, quindi prima di cibarsi del possibile insetto pronto, cioè quello che induce che porta all'impollinazione, prima lo utilizza come impollinatore e successivamente lo mangerà quando il fiore molto, molto spesso è sfiorito, quindi si è impollinato, comincia con gli ascidi. Il fiore è costituito da 5 sepali, che sono queste foglie trasformate un po' più coriacee che servono per coprire il fiore quando è ancora in bocciolo. Poi ci sono i 5 petali, che sono questi qua, che possono essere di diverso colore, possono essere rossi, porpora, gialli, biancastri o bicolore, come poi vedremo là ci sono un po' di piante esposte dove appunto si vede i diversi colori dei petali, e dal colore dei petali uno può più o meno
capire di che specie di saracenia è, quindi se sia davanti una saracenia leucofila, se sia davanti una saracenia flava o se sia davanti una saracenia purpurea. Bene, le saracenie prendono il nome praticamente dal fiore? Sì, alcune sì. E poi abbiamo lo stilo, che è diciamo, la parte finale, questa parte che vedete gialla, che assomiglia un po' a un ombrello al contrario, che è una specie di coppa, ecco, una coppa dove appunto ci sono gli organi femminili. Ok, alzando un petalo, che è questo, si può vedere che dentro qua troviamo gli stami che rilasciano il polline. Il polline essenzialmente sono i gameti maschili, cioè è l'organo riproduttore maschile del fiore. Questi fiori sono chiamati anche, tutti i fiori che hanno sia la parte femminile e la parte maschile nello stesso fiore vengono chiamati fiori perfetti o ermafroditi. Una volta appena, diciamo, 2 o 3 giorni dopo la venuta fioritura, quindi l'apertura del bocciolo, quindi l'allungamento dei petali, si ha il rilascio del polline. Il polline viene rilasciato agli stami e viene a raccogliersi in questa coppa e sta lì, ok? Ovviamente in natura arriva il bombo, che è appunto dei insetti molto grossi, che sono in grado di muovere quei petali qua, che come vedremo dopo sono lunghi e abbastanza pesanti, li muovono, riescono a spostarli, entrano qui dentro in questa coppa, quindi andandosi a cibare di nettare presente in questo punto, qua in mezzo, vanno essenzialmente a camminare su questa coppa che è piena di polline. Quindi poi successivamente uscendo e andando di nuovo a spostare il petalo, andranno a toccare gli organi femminili. Gli organi femminili, ve le dico che diciamo, dovrebbe esserci uno zoom sulla slide successiva, però gli organi femminili sono questi qua, sono questi uncini qua. Ok? Questo è un organo femminile, è lo stigma, che quando il polline arriva qua, lo vedremo, forma un tubetto, quindi forma un tubo all'interno, che arriva fino a quel punto qua che è l'ovario, quel punto qua dove poi vedremo si formeranno i semi. Ok? Qua potete vedere, cioè, ci sono delle macchioline un po' più scure, sì, la qualità dello schermo non è dei migliori, però ci sono delle palline qua scure che poi vedremo comunque anche durante la prova pratica, sono delle palline scure che sono esattamente il polline, ok? Ecco, questo. Questi qui sono i granuli di polline che vengono stati tagliati. Ok, la parte femminile, lo stigma. Lo stigma sono, come vi ho detto prima, sono questi uncini, ovviamente ci sono 5 uncini, 5 per ogni, diciamo, lembo di fiore che, diciamo, si alza da questa forma, questa coppa, quindi ce n'è uno qua, qui dietro, 2, ce ne sono uno qua, 3, 4 e 5. Ok? Faccio un'altra immagine che fa vedere dove è lo stigma. Ok? Questo. Allora, la strumentazione per effettuare l'incrocio è molto semplice. Io normalmente uso dell'olio, che può essere olio di... qualsiasi tipologia di olio, tranne gli olio per il motore della macchina, poi per il resto va tutto bene. E poi un cotton fioc o qualsiasi cosa che può essere bevuto con dell'olio. Il passo, ecco, perché l'olio? Allora, il problema è che il polline è molto delicato e molte volte anche, diciamo, in frutticoltura, se ci sono delle forti piogge durante i periodi di polline di fioritura, oltre al fatto che le api durante i periodi piovosi non volano, c'è anche il fatto che se dell'acqua, soprattutto dell'acqua che è povera di sali, va in contatto con il polline, il polline comincia a gonfiarsi fino a che si ha una lisi, quindi si ha una rottura della cellula e quindi il polline muore. Qua potete vedere ad esempio che uno dei,
dei soci toscani del PC, Giulio Pandelli, ha fatto col suo microscopio la prova mettendo del polline di saracina con dell'acqua. E vedete che pian pianino il polline, quando viene aggiunto l'acqua, inizierà a gonfiarsi fino a quasi esplodere. Sullo stigma, questo, della pianta madre.
Dopo 5-6 giorni si comincia a vedere che il fiore, che è stato il fiore della pianta madre, quindi quello che è stato impollinato, comincerà a curvarsi, a mettersi in posizione o verticale o opposta, okay? Cioè, o soprassuto, diciamo capovolta, e comincerà a perdere i petali. In questo caso vuol dire che molto probabilmente, quasi sicuramente, il fiore è stato impollinato correttamente. Dopo, ad esempio, se fate un'impollinazione adesso, ad aprile, a giugno potete già verificare che se avete un ovario di questa forma, di queste dimensioni, significa che conterrà pochi semi, quindi che voi avete o sbagliato le tecniche di pollinazione, oppure che avete sbagliato i tempi, magari avete raccolto del polline morto, oppure avete impollinato una pianta che è già stata impollinata, oppure una pianta che è un fiore che è già sfiorito e quindi che non è più recettivo. Mentre se il fiore è impollinato ve ne accorgete, perché cresce proprio, siamo una palla di basket, cioè è bellissima, cioè un ovario che si gonfia e ha questi setti che poi quando sarà maturo, ok, questi sono attorno a settembre, a settembre li avete così i fiori, a settembre si hanno questi fiori e il colore dell'ovario comincia a curvare verso un arancio quasi marrone, qui siamo intorno a ottobre, e poi a novembre questi setti si rompono, perché si seccano completamente, i semi cominciano cioè sono arrivati alla massima grandezza, alle massime dimensioni, e poi si raccolgono, i semi si raccolgono tranquillamente. Qua vedete un ovario tagliato a metà, okay? E con lo stelo. Potete vedere che ovviamente una pianta, una saracenia ben impollinata può fare anche quasi 1000 semi per pianta, quindi se uno impollina avrà tantissimi semi che poi potrà seminare durante l'inverno. I semi sono molto piccoli, sono più o meno lunghi 2-3 mm e larghi 1. Ok, c'è un piccolo problema. Molte volte le piante carnivore, soprattutto le saracenie, sono 7 differenti specie. Queste 7 differenti specie purtroppo non fioriscono tutti nello stesso periodo. Tipo nella mia serra, ad esempio, adesso, che è il 15 aprile, sono fiorite praticamente solo le flavre. Le leucofille verranno pronte penso fra una settimana, le minor fra 2, e penso che le psittacine, se ci sono, verranno pronte fra 3 settimane. Ovviamente il problema qual è, che è che i fiori non è che sanno aspettare il polline in eterno, ok? Dopo sfioriscono. E se io ho un fiore che sfiorisce, ovviamente non posso più utilizzarlo come madre, perché se è fiorito vuol dire che non può più accettare, diciamo, l'organo maschile, ok? Dall'altro punto di vista non posso neanche lasciare il polline, perché il polline dobbiamo considerare che sia una specie di cellula, diciamo, isolata, ok? Quindi ha delle riserve interne che però, soprattutto in serra, quando ci sono sbalzi enormi, tipo si passa dai 10 gradi ai 30, a 30 gradi una cellula respira, ma respira molto velocemente, quindi perde un sacco di sostanza di carboidrati, ok? Di sostanza di riserva. Di conseguenza la vitalità del polline continua a diminuire perché la temperatura si alza. Quindi se a 10 gradi dura 3 settimane, a 30 gradi può durare anche 5-6 giorni la vitalità del polline. Quindi se uno dopo lo prende un polline che è stato a 30 gradi per 10 giorni in polline, molto spesso avrà o una bassa impollinazione, così quella impollinazione, quindi avrà l'impollinazione darà luogo, dalla origine a pochi semi, oppure non avrà nessun seme. Allora che si può fare? E dopo potremo farlo tranquillamente. Si può prendere il polline, quindi appena la pianta è fiorita e ha rilasciato tutto il polline, si può prendere questo polline, mettere di solito uso la carta d'alluminio, chiuderla bene, ci scrivi sopra il polline di pianta e la metti in frigorifero. Non in frigo, in frigorifero. In frigorifero non facciamo altro che abbassare la temperatura. La temperatura non arriva allo stato, alla temperatura, diciamo, critica, ok?
ok, che la temperatura sotto la quale il polline muore. Arriviamo a una temperatura che va solo a ridurre la velocità del metabolismo del polline. Quindi, come detto prima, invece di metterla a 35 gradi che dura solo 3, magari 3 o 4 giorni, se la mettiamo a 4 gradi riesce a vivere, quindi respira lentamente e di conseguenza le riserve, utilizza meno riserve per ogni giorno. Quindi molte volte anche per un mese si riesce a mantenere il polline vivo. Ok, ecco un'altra cosa importante, quando si fanno le impollinazioni, è un consiglio che vi do, bisogna sempre, conviene sempre scriversi qual è la pianta madre e la pianta padre, ok? Quindi se io prendo il polline dalla pianta A e lo metto sulla pianta B, potrò scrivere che questi semi derivano dalla pianta B per A. Io di solito scrivo prima la pianta femmina, quindi quella che vado a impollinare, per, quindi incrociata, la pianta maschio, che è quella che dona il polline. E qua vediamo ad esempio alcuni tipi di ibridi che ho fatto in questi anni. Allora, questa qui è una saracinia rubicorpora, ok? Quindi ha una saracinia flava rubicorpora, quindi ha un ascidio completamente rosso, una gola molto rossa con delle venature sul cappello, ok? Incrociata ad esempio per una leucofilla, la saracinia leucofilla, che è una saracinia che ha tutta la foglia che è costituita dall'ultima parte, essenzialmente è fatta a scacchi bianco e verde. Cosa che ho voluto fare qua? Io ho voluto incrociare l'unione tra questa pianta qua, che ha un bel cappello, ok, e è bianca, con la possibilità magari di portare, di unire la caratteristica della gola rossa, quindi portare del rosso in questo punto, ok? E le figlie, come vedete, hanno le caratteristiche simili sia alla madre che al padre, ok? Quindi tutte hanno più o meno questa gola rossa che vi dicevo e tutte più o meno hanno sia un po' di rosso dato le venature che vediamo qua, sono tutte date derivanti da questa pianta, dalla flava rubicorpora, e poi abbiamo anche del bianco che deriva dalla pianta, in questo caso padre, che è la saracinia rubicilla. Ecco, è importante sottolineare che se uno incrocia due piante, ok, tipo come in questo caso, diciamo che questa regola qua vale per tutte le saracinie. Se uno incrocia una saracinia per un'altra, avrà delle piante, io le chiamo figlie, perché come se fossero i loro figli, ok? Che sono simili tra di loro e ai genitori, ma completamente, cioè, ma non identiche, ok? Quindi se io ho 1000 semi da questo incrocio, se io raccolgo 1000 semi e li semino, non avrò mai una pianta uguale all'altra. Ok? È come due genitori che hanno 10 figli, a meno che non sia un parto gemellare, altrimenti tutti i figli sono sì simili alla madre e al padre, ma tra di loro sono diversi. Ok? Questo è utile sottolinearlo, perché quando uno poi vuole andare magari a fare degli ibridi e ad incrociarli e poi a creare queste piante figlie, conviene, se ha la possibilità, il tempo e lo spazio, di tenere più piante possibili, cioè portarle avanti per più tempo in modo tale da vedere le caratteristiche, perché non puoi dopo un anno selezionarle, cioè se tu hai 1000 semi, cioè puoi anche seminarne, cioè puoi anche seminarne due, però in quei due non vedi tutta la variabilità che c'è con questo incrocio. Altri ibridi, ad esempio in questo caso sempre una saracinia flava ruggeri, quindi saracinia dalla foglia completamente verde, con solo sulla gola una macchia molto, molto rossa. Sempre incrociata per la leucofilla di prima, volevo appunto avere la stessa, più o meno trasportare la gola rossa su una pianta bianca, e qua vedete che ad esempio le figlie sono diverse da quelle di prima, perché prima aveva una pianta completamente rossa sulla sinistra. Ovviamente adesso che non abbiamo più la pianta rossa, il rosso e le venature sull'ascidio sono diminuite. Okay?
Quindi in questo caso qua, ad esempio, potete notare un cappello, ad esempio, in questa pianta è simile alla pianta padre, anche qui, mentre questo cappello è più simile alla pianta madre, ok? E sono, diciamo, caratteri genetici che sono casuali, nel senso difficilmente si può prevedere che cosa uscirà. Sì, posso dire che tra una pianta, cioè dopo uno che si fa l'occhio e può dire che tra due piante come questa può nascere una roba bianca con una gola rossa, però vedete qua la differenza, cioè sono solo tre piante, le altre figlie hanno altri caratteri, simili o intermedi ma ce li hanno. Qua ad esempio qua invece incrociato, ecco, la Saracenia flava, la varietà tibuttina, è questa, completamente verde, ha solo delle piccole venature all'interno della gola, ma leggere, con una saracenia purpurea, venosa. In questo caso abbiamo una saracenia che è alta, se va bene, 70-80 cm, con una saracenia che praticamente rimane prostrata sul suolo, quindi rimane appoggiata sul suolo, non cresce mai in altezza, e queste foglie qua possono arrivare al massimo a 20-30 cm. Ovviamente l'incrocio dà origine a delle piante con delle caratteristiche intermedie. Quindi qua vedete, ad esempio, in questo caso già l'altezza, queste piante qua erano alte 30-40 cm, erano messe in verticale, ok? Però qua potete vedere, ad esempio, la via di mezzo tra del cappello. Qui il cappello è completamente chiuso, avvolto, e è tipico di questa specie. Qua invece il cappello è tipico di quasi tutte le saracine, quindi rialzato serve per coprire essenzialmente dalla pioggia l'ascito. E qua vedete una via di mezzo, cioè è si alzato però non è coperto, c'è solo aperto praticamente, tipo a modo di ventaglio. Altri ibidi, qua abbiamo una oreofila, che è una saracina oreofila ibiveined, quindi pesantemente venata, per un'altra saracina leucofilla, la L29 King, abbiamo ad esempio una pianta, una delle figlie era questa, una via di mezzo tra la super venatura di questa pianta e qua vedete delle macchie gialle bianche che derivano dalla pianta madre. Ok, vabbè, alcune delle foto che sono state prese sono state prese appunto da questi siti, ok? E poi qua abbiamo, cioè invece se volete vedere appunto tutto il tutorial e anche c'è un sacco di descrizioni su come seminare, su come seminare una dionea, le foto che ho preso di tutti i fiori, le foto, diciamo, i disegni, tutte le foto le ho prese da questo sito. Poi volevo dirvi che tutti i miei filmati sono registrati e potete vedere tutti i filmati, non so se riesco a farvelo vedere, va bene, ve lo faccio, proprio una parente. Comunque se andate su YouTube e cercate Alessandro Ferri, no, non è Alessandro Ferri, adesso spengo. Bene, questo non su YouTube, basta cercare. Se uno cerca su YouTube e va a cerca nello specifico. Vediamo. Ok. Se uno va su YouTube e cerca il canale Abbadei 15, ok, che sono io, trova praticamente tutti i filmati, ok, di tutti gli incontri che abbiamo fatto di piante carnivore, ok? Quante volte sono divisi in due pezzi perché sono troppo lunghi. Poi vediamo se si connette. No. Comunque se andate su YouTube ci sono. Poi cosa ti piace nella tua luce? Molto iscritti al sì, non tantissimo, però è meglio che nessuno. Per questo c'è una salamandra,
Comunque, se avete delle domande, dei dubbi, chiedete pure. La parte più bella è lì, mentre facciamo le prove, dai. Sì, poi un'ultima cosa, e voglio dire che il prossimo incontro si terrà, ecco, il prossimo incontro è molto importante venire, perché abbiamo una special guest, ci sarà uno dei, penso, dei più anziani, come, non come età, ma come anni di coltivazione della società energetica carnivora, che è anche uno dei più originali in assoluto. Sì, mi sa che mi spieghi. Alessandro, ma io quando ho preso i semi li posso seminare subito, posso metterli via? Allora, i semi vengono pronti normalmente, li si raccoglie intorno a settembre-ottobre, se uno non è in serra, quindi non si asciugano velocemente, eccolo qua. Sono pronti intorno a novembre, intorno. E queste piante si raccolgono i semi. I semi a novembre possono essere tranquillamente seminati all'esterno, perché hanno bisogno di un periodo di freddo per germinare. Okay? Quindi vanno messi su dei vasetti di vasetti, io solito uso gli 8x8, okay? Quindi non vasetti troppo grossi e troppo alti. Dei vasetti con della torba umida, con umidità, ecco, l'importante è non sotterrarli, cioè, o meglio, si possono sotterrare di qualche millimetro, ma non di 3 dita, che altrimenti non riescono a germinare, perché fanno delle fumine, dei frutti liberi molto piccoli. Quindi si possono mettere sulla superficie del terreno e si lascia tutto l'inverno così, inumiditi, sempre acqua nel sottovaso, 2 o 3 dita, tutto l'inverno. E ad esempio a me adesso in questi giorni stanno germinando tutti i semi che avevo seminato a novembre con questo metodo. Altrimenti, se uno ad esempio li compra, molte volte si trova che, ecco una cosa, non prendete mai semi da eBay, semi di piante carnivore da eBay, perché prendete sempre delle grandi fregature, perché molte volte vi vengono dei semi di saracenia, poi magari ogni tanto li vedo anche, ci sono dei gruppi su Facebook che dicono ho comprato dei semi da eBay, e fa vedere gli altri ovviamente del gruppo, dicono metti su delle foto dei semi per vedere, diciamo, sono dei semi, e magari sono semi di basilico piuttosto di altre piante che non c'è dentro le piante carnivore. Quindi conviene piuttosto, quando si trovano dei semi, ad esempio anche durante ormai tipo dei semi, quest'anno ho già visto dimenticare di portarli, però ad esempio trovate le persone che li vendono anche adesso, si possono seminare, l'importante ad esempio è fare un trattamento di stratificazione artificiale, quindi invece di far passare l'inverno all'esterno, si possono mettere i semi inumiditi, quindi uno straccio bagnato, un scotch bagnato, per un mese in frigorifero a 4 gradi, oppure si possono mettere per qualche giorno, si lascia bagnare i semi, li si mette in freezer per uno o due giorni e poi si ritira fuori e si semina. Ok? Comunque, stavo dicendo che il prossimo incontro sarà il 13 maggio, appunto verrà lo special guest Antonio Ghiazzi, che viene appunto per noi, è stato invitato dal nostro gruppo appositamente a venire qua a Brescia, lui è di Pavia, che viene qua appositamente per noi per farci una presentazione più lunga della mia e anche di sicuro più interessante. Riguardante, è bizzarra, riguardante gli esperimenti estremi che ha fatto con le piante negli ultimi anni, ok? E beh, come titolo della presentazione potete vedere, gli altri, questo titolo, esperimenti estremi con le piante carnivore o una pianta carnivora mangiare un essere umano. E sarà molto interessante, sarà il 13 maggio qua al Museo di Scienze Naturali e sempre alle 8:30. E niente, grazie all'attenzione, adesso ci spostiamo a chi vuole là, che proviamo proprio a impollinare dal punto di vista appunto botanicamente, impollinare le piante e vedere come si fa.